Benvenuti all'appuntamento con M Sera, ospite di questa puntata il sindaco di Macerata Romano Carancini. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Benvenuto, Macerata, c'è questa notizia di neanche 24 ore fa, è tra le 10 finaliste per Capitale Italiana della Cultura 2020, da 31 a 10 città. Sì, è come dire, una bella notizia che è arrivata ieri sera, c'è una certa soddisfazione per questo risultato, perché indubbiamente intanto ci consente di passare alla scelta finale, quindi dalle 31 alle 10 città. Crediamo che sia un riconoscimento al valore del progetto su cui avevamo molto lavorato, su cui c'era stato un grande impegno da parte di tutti, direi davvero con uno spirito di squadra, e ora oggettivamente in questo mese ce la dobbiamo giocare, preparar bene per l'audizione, ma credo che, o quantomeno io spero proprio tanto, che il territorio, perché non è evidentemente solo, come dire, un passaggio positivo per la città di Macerata, ma per come abbiamo costruito il dossier dell'intero territorio provinciale, io dico anche delle intere Marche, perché che una città delle Marche possa come dire, realmente passare dal sogno alla realtà, divenire capitale italiana della cultura, vorrebbe dire spingere un'intera regione. Insomma, sarà una sfida abbastanza dura. Le altre città insieme a Macerata che si contendono questo titolo sono Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso. Suona un po' strano sentire, insomma, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, insomma, tutte vicine insomma, rispetto alle altre pretendenti, però al di là di questa considerazione direi che la sfida è piuttosto difficile comunque per arrivare poi al risultato finale. E c'è un parterre abbastanza importante, perché intanto indubbiamente la inclusione delle tre città emiliane, Parma, Reggio Emilia e Piacenza, come dire, è certamente preoccupante. Lì c'è la via Emilia e indubbiamente potrebbero insieme davvero fare una massa critica, come dire, influente, non solo sotto il punto di vista progettuale, ma credo anche politico, perché certamente c'è una valutazione, credo, complessiva e forse anche comprensibile. Ma qual è la sorpresa tra questi 10 nomi? Ma io credo che la sorpresa più grande sia Bitonto, che peraltro è una città che ha lavorato molto e ha saputo trasformarsi. Io credo che sia un fatto molto positivo che la commissione abbia saputo interpretare come dire, i vari profili di questo nostro paese, dalle città più piccole alle città un po' più grandi e alle città, come dire, in una qualche maniera di incidenza nazionale. È un modo, secondo me, giusto di rappresentare la bellezza di un paese attraverso tutte le varie espressioni, non necessariamente di quelle che potrebbero avere più opportunità o anche risorse e che comunque salgono agli onori della cronaca nazionale più o meno abitualmente. E per la vincitrice ci sarà un contributo statale di 1 milione di euro? Sì, diciamo che almeno per quanto credo io, il contributo di 1 milione di euro è l'elemento meno importante. Credo che quello, l'elemento, il fattore decisivo che possa far svoltare una città come Macerata o anche le città più piccole come la stessa Treviso. Treviso è un'altra bellissima opportunità tra le 10, o come la stessa Bitonto o Casale Monferrato, sia tutto ciò che consegue a una indicazione di capitale della cultura italiana. Teniamo conto che questo palcoscenico, essendo previsto per il 2020, ma si aprirebbe immediatamente, quindi ricordiamo che il verdetto finale ci sarà il 16 febbraio, quindi tutto il 18, tutto il 19, il 20 sarebbero davvero spazi mediatici importanti per poter valorizzare
la città vincitrice. Ricordiamo quali sono le linee, i tratti distintivi di Macerata Estroverse, il dossier che Macerata ha presentato e che, insomma, essendo tra le 10 finaliste, sembra, insomma, essere stato apprezzato. Parto dall'Oriente, dall'Est, che è anche l'inizio del titolo del nostro dossier, Macerata Estroverse. Perché l'Oriente? Noi crediamo che quello sia un valore assoluto. Voi immaginate che, per esempio, il 2020 è l'anno nel quale si racconta, si celebra l'amicizia tra l'Italia e la Cina. Si può capire bene quali possono essere gli effetti non solo diretti del rapporto fra l'Occidente e l'Oriente, ma immagino anche sotto altri punti di vista, penso a quello religioso, ai rapporti che dovrebbero rinsaldarsi, che potrebbe vedere Macerata quale città simbolo. Naturalmente l'altro tema della candidatura è l'estero e quindi la creatività di un territorio. Mi viene anche da pensare in questo momento anche a Recanati, che l'anno scorso è stata battuta solamente dalla forza politica, crediamo, di Palermo, e ci pensiamo insieme a loro, come ci pensiamo insieme a tutte le altre città, i comuni del territorio provinciale, per rappresentare l'estro di questo territorio, un estro che io definisco, come dire, riservato, un estro non saccente, ma che sa raggiungere grandi risultati in tutto il mondo, perché non c'è bisogno che io ricordi quello che quali sono i grandi attributi delle nostre aziende, ma anche delle nostre, diciamo, eccellenze formative. Immagino l'Università di Macerata, l'Università di Camerino, l'Accademia di Belle Arti. E quindi il secondo tema è proprio l'estero, e quindi questa nostra capacità di essere davvero distinti, diversi da tanti altri territori. Roversa è l'ultimo tema, ma certamente non il meno importante. Noi crediamo che questa opportunità che si intendesse dare alla città di Macerata la si darebbe ad un intero territorio colpito, ma rispetto al quale non intendiamo, come dire, piangerci addosso, ma crediamo che possa essere uno stimolo in più, una forza in più per immaginare anche una ricostruzione dell'intero territorio che sia, come dire, importante e possa far ritornare questa terra a quello che era non più tardi di un anno e mezzo fa. C'è da dire che, ecco, oltre al progetto, al dossier, parliamo anche di altre situazioni che stanno, diciamo, trasformando la città, altri input che arrivano dalle stesse scuole, con, insomma, questa opportunità che si è legata al sisma, ma anche di recente è stato presentato anche il progetto Marca Maceratese per quanto riguarda il turismo, poi anche, parlando da un punto di vista culturale, Stereo 4.0, una sfida nuova che anche i nuovi vertici dell'Arena Maceratese hanno voluto lanciare. Quindi davvero, insomma, oltre, per non parlare di tutti, anche le risorse che arriveranno nei prossimi anni per Macerata, già stanziate. I temi toccati in realtà solo apparentemente non si collegano alla candidatura, perché nel mio, come dire, nel mio pezzo, nel mio editoriale che il dossier riporta, tra le motivazioni che ci hanno spinto, sottolineavo e continuo a ribadire, sono convinto che non ci sia solo l'ambizione o la naturale voglia di poter rappresentare questa città, che questa città rappresenti l'intero territorio nazionale nel 2020. Io considero che possa essere anche una prova, una sfida del nostro territorio. Noi siamo quelli che diciamo molto spesso: ma che cosa lo facciamo a fare, non vale la pena, siamo indietro. E invece è un po', come dire, una provocazione per certi aspetti che noi abbiamo inteso fare al territorio. Non parliamo esclusivamente alla Commissione, ma parliamo al territorio, e quello che prima citavi, le opportunità che si assommano evidentemente anche alle tante opportunità degli altri territori maceratesi, insomma, questa provincia si sta ricostruendo
E allora tutto ciò si abbina in maniera chiara anche a una serie di progetti, oggi grazie a Dio finanziati, che ci credo, spero, confido, ci aiuteranno a crescere. Diciamo tanti nodi di cui si spesso parla, insomma anche la stessa riqualificazione del centro fiere con tutta un'altra visione, quindi diciamo del potenziale di Macerata che c'è sempre stato, che però con È questi rimasto progetti sempre, assolutamente. sembra insomma trovare una strada per esprimersi, visto che ci sono anche i soldi, insomma sembra il cerchio chiudersi È in questo una caso. considerazione molto puntuale. È chiaro che ci saranno sempre i detrattori, coloro che tenderanno in una qualche maniera a sminuire o a rallentare. Penso però che ci sia una grande parte di maceratesi, e parlo non solo di cittadini di Macerata, ma credo dell'intero territorio, che non si rassegnino, che credano che questa terra fin qui abbia tenuto un profilo forse troppo basso. Non dobbiamo essere presuntuosi, ma dobbiamo essere consapevoli di quello che sta accadendo, della trasformazione di questo territorio e di questi ultimi giorni. Non credo che sia secondario il lavoro che sta andando avanti sul tema dell'ospedale. Avremo finalmente un ospedale unico di grande livello sull'intero territorio, ma accanto a questo i grandi progetti che coinvolgono, come dicevo prima, le università e le opere che indubbiamente potrebbero tra il 2018 e il 2019 venire alla luce, di cui siamo molti orgogliosi, su cui c'è stato molto da lavorare, perché incubare scelte così significative dal punto di vista economico, ma anche progettuale, ha bisogno di tempo, ha bisogno di pazienza, di una cucitura complessiva. Oggi crediamo di essere giunti al momento in cui la semina può portare i primi frutti, e quindi siamo molto fiduciosi. E in fondo questa notizia di ieri sera, che ci riempie di soddisfazione, ma che ovviamente ci fa tenere, lo dico a scanso di equivoci, ci fa tenere i piedi per terra. Noi, come dire, dobbiamo guardare a quel fantastico sogno, ma siamo perfettamente consapevoli e coscienti che quel progetto deve comunque andare avanti, indipendentemente dal fatto se arriveremo ad essere la capitale della cultura italiana 2020. Diciamo che comunque vada, non sarà un successo, ma sarà questa opportunità che può continuare per il territorio. È la spinta verso le persone. Possiamo dire che in questo dossier un altro punto di forza, poi ci sono anche delle criticità che magari esprimo anche quelle, prima nel senso vedere che lei metteva insieme le università Macerata, Camerino, Accademia di Belle Arti, Istituto Confucio che con la Cina, fare squadra un territorio così come fare rete, al di là di altri limiti che possono esserci all'interno del distretto turistico, la Marca Maceratese, è anche questa diciamo una novità che forse dopo altri tentativi questo territorio non è riuscito mai ad esprimere. Io lo dico ovviamente, E anche la stessa Macerata capoluogo non ha mai fatto squadra con altri. devo dire che mi fa piacere che qualcuno lo osservi, perché il distretto turistico Mama credo che sia emblematico del lavoro che questa città ha provato a fare, ripeto, senza immaginarsi prima. Tra le altre, noi abbiamo sempre lavorato con grande collaborazione. È chiaro che il ruolo del capoluogo è un ruolo anche di responsabilità, ma l'esempio del distretto culturale Mama, che fa seguito al lavoro fra i tanti comuni del terremoto e appunto all'associazione Mama, di cui va un grande riconoscimento in questo caso, in questo frangente, a Stefania, a Monteverde, ma va soprattutto al grande spirito di tutti i comuni. E nel passato non è E anche stato, Confindustria che comunque come è venuto certamente, fare e nel passato non è stato sempre ovviamente. così, perché ci siamo pensati sempre, come dire, qualcuno migliori degli Anche altri. Macerata, tanto sistema con Confindustria, non l'ha mai fatto, Assolutamente. bisogna Noi dire anche diciamo questo, che insomma c'è abbiamo questo. trovato nel 2010 un terreno abbastanza complicato dal punto di vista relazionale. Oggi non si ricorda più, ma io ricordo distintamente le battaglie con Cosmari, quando eravamo Smea Cosmari. evidentemente un po', come dire, i Pierino della situazione. Oggi siamo perfettamente integrati, c'è un presidente maceratese. Diciamo che Macerata, almeno secondo la mia opinione, in questi anni ha fatto passi in avanti. Questo non vuol dire che è tutto perfetto, ma almeno la strada crediamo sia quella giusta.
Altre criticità, più volte sotto gli occhi di tutti, insomma, sia l'aspetto dei collegamenti, Mattei Pievi sembra vicina, ma è ancora un po' lontana, altri aspetti dell'aeroporto che ha le sue difficoltà e quant'altro, ma anche le strutture ricettive, perché parlare di capitale della cultura o di Cina significa anche avere strutture ricettive di anche un livello diverso, di una qualità turistica diversa che magari questi titoli richiedono. È uno dei talloni di Achille più forti che purtroppo ci portiamo dietro, io credo sia dal punto di vista, diciamo, dell'approccio, della filosofia del territorio. Non abbiamo mai pensato, non dico in grande, ma con un po' di ambizione a questo. Nonostante sia un territorio, come dire, visitato e sempre più visitato, il sistema strutturale ricettivo è davvero, come dire, negativo, nel senso che le strutture sono poche, piccole, e in qualche situazione non all'altezza. Dovremmo fare passi in avanti. È chiaro che questa indicazione potrebbe essere una spinta, potrebbe essere una motivazione. Noi su questo possiamo fare dal punto di vista istituzionale. Ora occorre un po' agli imprenditori immaginare, pensare, inventarsi formule che possano mettere insieme una prospettiva ambiziosa, ma nello stesso tempo anche la capacità di un'offerta migliore di quella che oggi abbiamo. Quindi, insomma, è iniziato un po' anche il conto alla rovescia per capire il 16 febbraio che cosa accadrà a Roma, quindi proprio nella sede del Ministero, la presenza anche del Ministro Franceschini per cercare, ecco, di capire se Macerata sarà capitale della cultura 2020 oppure questo, come abbiamo Oppure detto, no. insomma, oppure no, e magari però il dossier sarà da stimolo per il territorio, per la crescita dei prossimi anni. E quindi in queste, diciamo, settimane che cosa potete fare? Devo dire che già ieri sera stavamo discutendo con alcuni membri della giunta su come organizzare. Domani avremo una giunta e lavoreremo in questo mese per cercare di raccontare al meglio in questa audizione quale potrebbe essere il vantaggio o quantomeno l'immagine di questo paese. E quindi dovremo, come dire, attrezzarci, prepararci e trovare anche, come dire, Dopo parole il 16 e o magari prima? prima prepararci per far sì che Scaramanticamente, no? in quell'audizione del 16 possa esserci qualche bel risultato. Ci proviamo, facciamo di tutto. Ci piacerebbe tanto sentire il calore delle persone, indipendentemente dall'appartenenza, perché lo ricordo sempre e voglio ribadirlo. Criticate il sindaco, come dire, parlate male del sindaco, ma raccontate di una bellissima città. E questa è una delle chiavi che mi piacerebbe che la gente, riuscisse a capire. Crociamo le dita e quindi in bocca al lupo alla città e a chi ha lavorato a questo progetto. E grazie per questa Grazie a intervista al voi. sindaco di Macerata, Romano Carancini. Grazie. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.